Al medico, appena andato in pensione, ama la bicicletta, ama il suo mare e ha avuto un esordio folgorante Paolo Milone con un libro scritto in età matura che... Diario, romanzo, racconto, raccolta di frammenti che svelano mondi interiori ed esteriori. L'esteriore è un reparto psichiatrico d'ospedale dove lei ha lavorato e prima ancora ha lavorato come psichiatra in un centro di salute mentale. Cito: Avendo fuggito ogni altro lavoro per paura, mi ritrovo a fare il lavoro che fa più paura a tutti. Psichiatra, perché? Svelo subito uno dei miei segreti, perché va bene, ne ho già parlato. Ehm, episodio depressivo in giovane età sui 14 anni, non una crisi adolescenziale, ma proprio un episodio depressivo. Ehm, ho cercato di capirci qualcosa, nel senso che io non capivo quello che mi stava succedendo e gli adulti non capivano. Quindi ho provato questo problema della incomunicabilità sia con me stesso che con gli altri. E ho cominciato a, a studiare proprio a cercare di arrabattarmi con libri, letture, e alla fine mh, poi sono stato bene. E quando dovevo scegliere la specializzazione, eh, invece di buttarmi in avanti, fare il medico o il chirurgo, ho detto: ma io di psichiatria so già qualcosa perché sono andato su un terreno sicuro. E la psichiatria studiandola ehm, l'ha aiutata a capire di più l'animo umano? Beh, mi ha aiutato a capire che non sei completamente solo, ma che c'è qualcuno che sei, non solo che ha vissuto le cose che hai vissuto te, ma che anche le ha studiate, che ci ha dedicato la vita. Cioè, capisci che, che al mondo c'è qualche che ti può dare una mano, non è una cosa da poco. Senta, le, lei ha iniziato a lavorare più o meno negli anni della riforma di Franco Basaglia. Che cosa pensa, come giudica questa rivoluzione incompiuta, però? Sacrosanta, eh, assolutamente necessaria, eh, ottima cosa. Ehm, il problema che. Diciamo che poi bis insomma, si è dovuto bisogna, bisogna andare avanti, ma non solo con le strutture, il personale, anche con la cultura psichiatrica. Cioè, mm, non è che l'apertura dei manicomi risolve i problemi psichiatrici di per sé. Cioè, eh, aprire manicomi vuol dire aprire le prigioni esterne che chiudono l'individuo, lo, depers lo depersonalizzano. Poi ci sono le prigioni interne che restano. E dal mio punto di vista sono anche molto, ma molto più brutte, pericolose, molto più difficili da capire, molto più difficili da aprire. Su questo versante, si è come detto, beh, aperti i manicomi, non c'è più niente da fare. Poi ci sono anche le prigioni in cui vengono rinchiusi i familiari, no? Poi ci sono le, questa prigione. Poi diventa anche la prigione della famiglia, sì, sì. Su questo, diciamo che mh, non si può dire aperti i manicomi. Abbiamo risolto il problema. Eh, c'è. Aprire manicomi è stato uno, poi c'è mille da fare, è una cosa molto complessa. Eh, perché un libro, un romanzo, in qualche modo, non un saggio su una realtà così complessa e drammatica come la salute mentale. E la follia in tutte le sue forme, che è una realtà che noi tendiamo a nascondere e a trascurare. Perché la follia fa paura ancora? Um, perché un, io avevo il problema, diciamo che uno dei problemi fondamentali del libro e comunque di fare questo mestiere è riuscire a comunicare con il paziente in una, situazio, in una situazione psicotica, cioè il paziente confuso. Um, un saggio lavora sulla razionalità e non ti consente poi però di avere un approccio alla psicosi, proprio un rapporto. Um, invece un approccio poetico la poesia ha delle capacità di illuminare. Insomma, la, la scommessa mia è stata: vediamo se la poesia ha una capacità conoscitiva. Ok. Um, lasciamo perdere tutte le teorie possibili, perché ci sono tantissime teorie che cercano di capire, di spiegare, tutte servono. Per ogni teoria, afferra un, un pezzo della realtà. È come una rete, come un setaccio: qualcosa uno prende, ma non prende tutto, sfugge sempre qualcosa. La poesia ha una capacità. Evocativa, ha una capacità di, 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 di farti provare delle cose che non riesci a scrivere in prosa. Ha una capacità conoscitiva, molto limitata, ma la psicosi è talmente, una cosa talmente pesante, brutta che anche illuminarne il bordo, pochissimo, è già un grande passo avanti, pochissimo. È come un mare, io mm. la vedo come A volte come si un mare. conosce più per illuminazioni o no? per spuma di onde che non… Sì, e infatti il, la metafora, una delle metafore belle è quella del mare, è un mare infinito. Noi siamo su una riva, però se facciamo due o tre passi nell'acqua, intanto abbiamo qualche sensazione di più, E eh, Alcuni toccarla, suoi, suoi pazienti l'hanno letto questo libro? Allora alcuni pazienti l'hanno letto, ho avuto delle, delle risposte, vabbè c'è un pezzo che dice ehm, che mentre un mio collega vola per un convegno verso Praga io sono qui in rianimazione a cercare di entrare in contatto, di, 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 eh, di prendere una paziente che si è buttata da, da una finestra. E non so come quando ci riuscirò. E lei mi ha telefonato e, e mi ha detto: Mi hai preso. <ride> ah, che carina. Senta, questo titolo, eh, L'arte di legare le persone, è suo o dell'Einaudi, peraltro? Questo è mio. <ride> Mi è piaciuto molto quando mi è venuto, ho accettato dall'inaudi Sì, perché ha un doppio significato, no? Sì. Perché il, il medico lega a sé affettivamente, anche emotivamente, il paziente, però lei parla proprio anche di legare fisicamente. Perché scrive: eh, non è cattivo chi lega, è cattivo chi abbandona il paziente. E in psichiatria d'urgente, se vuoi capire il paziente, deve avere un corpo a corpo. Noi siamo un po' ipocriti a volte, no? Sì. la costruzione qualche volta è necessaria per salvare certo nella pratica è così ehm, ma non, intanto sono due luoghi poetici legare e slegare sono due luoghi poetici e non esiste la possibilità di una relazione umana in cui non ci sia il legame e poi il sciogliere il legame cioè noi nasciamo siamo attaccati al cordone umbilicale quando nasciamo il cordone umbilicale viene tagliato ma la mamma ci tiene in un abbraccio cioè non ci molla Subito. Um, contenere, legare, è una funzione materna, non paterna. Dire, come dire, normati normativa. Sei cattivo, non si fa così, io ti leggo, è una funzione protettiva. Io non sono favorevole a tutte le contenzioni, Io sono contrario alla contenzione, però, quando bisogna farlo, bisogna farlo. È inutile dire. Mm, cioè, e, e nella vita, noi abbiamo sempre. Dei legami con gli altri e continuamente ci, ci leghiamo e ci sleghiamo. Il corpo invece è fondamentale in psichiatria. Io, io mi sono occupato molto di psichiatria, lavoravo in un reparto d'urgenza. Eh, funziona più o meno così: che nei primi giorni il paziente non è in grado di parlare, quindi non, parla, no, non si parla, si comunica col corpo: cioè il corpo del paziente in psichiatria d'urgenza o è rigido, teso, trema, sbatte, è agitato. Non, ehm, o sta troppo fermo o sta troppo in movimento il, eh, come dire, uno deve capire rapidamente da tante sfumature ehm, cosa ha il paziente prima possibile per poterlo aiutare e si entra in una relazione reciproca di tipo corporeo cioè anche qui non è una questione di testa cioè toccare il paziente aiuta molto Uh, sono cose che ovviamente bisogna avere, saperle fare, cioè, non è che <ride> Senta, quelli che tengono, non è tenerla a mano, comunque ti tengo la manina. Eh. Dottore, eh, la cito ancora: i matti sono nostri fratelli, la differenza tra noi e loro è un tiro di dadi riuscito bene. Mi ha colpito molto questa frase perché potrebbe essere letta in modo fatalista, cioè, perché questo dolore è un dolore inutile. Il dolore psichiatrico è una grossa parte del dolore del mondo. Ehm, la depressione di per sé è dolore, cioè la depressione è dolore, ehm, ma anche la schizofrenia, cioè quando uno perde il controllo della propria mente, non riesce più a entrare in contatto con la realtà e con gli altri, all'inizio perlomeno, poi ci si abitua. All'inizio è molto dolorosa, molto angosciante. E, e altre cose di questo tipo, se uno è narcisista non riesce avere, ad avere un rapporto affettivo soddisfacente con gli altri e fa una vita di sofferenza, i disturbi di personalità, insomma, eh, gran parte del dolore umano è, 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 di, competenza, è di competenza psichiatrica è la, è, ed è un dolore molto vario, molto diverso, cioè ci sono tantissimi tipi di dolore in psichiatria, diversissimi uno dall'altro. Uh, andrebbero studiati, sono stati class studiati, classificati prima, insomma negli anni passati. Um, è un dolore inutile, perché se lei ha un dolore dovuto alla vita, alla relazione, oppure a, a una crescita, um, quando sta meglio lei cambia in meglio vede le cose in una maniera più equilibrata, più... Il dolore psichiatrico non insegna niente ed essendo difficile da provare con le parole, da descrivere con le parole, è anche impoetico. Cioè è un dolore arido. La dipendenza, per esempio, da una sostanza è... non è poetica, mentre invece il bisogno di qualcosa è poetico. La depressione non è poetica, invece la tristezza sì. Cioè quello, la psichiatria... Mh, quello che non ha, che, in cui la parola non entra, in cui non entra la poesia, è qualcosa di molto arido, secco, aspro, di difficile. Cioè, non insegna niente a chi la vive, ma agli altri sì, che la guardano, che l'accompagnano. La, però è molto difficile, sì, 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 però mh, non si capisce eh, tutto quello che si potrebbe capire, perché c'è il discorso dell'empatia. In psichiatria l'empatia non funziona più di tanto perché um, i pazienti hanno delle sensazioni che noi non proviamo um, mediamente nella nostra vita, quindi noi ci illudiamo di capire quello che provano, ma in realtà è estremamente difficile. Cioè, più si va avanti in questo mestiere, più si capisce che bisogna stare come dire, non pretendere, non pensare che noi stiamo capendo quello che vive il paziente. Senta, eh, si può guarire dalla follia, non dal dolore, immagino. Certamente. Allora, l'esperienza di decenni in psichiatria d'urgenza mi ha insegnato. Che perlomeno dal, dal disturbi acuti si guarisce nella stragrande parte dei casi. La psichiatria è: questo è un, anche questo, qui, è un mito negativo: che, la, che lo psichiatra la, non possa fare nulla e che il paziente psichiatrico sia immodificabile. Sono, sono tra le malattie più curabili della medicina. È un, è un falso mito, questo, che la psichiatria non curi. Io guardo l'abisso con gli occhi degli altri, scrive. Perché pesa guardare l'abisso? Cioè, si chiama burnout? No? Il deterioramento delle, delle emozioni a causa mm. del proprio lavoro, lo vivono in tanti, immagino che per lei sia stato un problema. Sì, allora, il burnout esiste. Allora, io ho scritto un libro su un personaggio che ha una passione tremenda per la psichiatria. Ehm, non con... Poi mi sono anche domandato: non vorrei che però un giovane. Eh, facesse psichiatria con questo impegno e questa passione perché è rischioso. Bisogna avere parecchi paracadute, bisogna avere parecchia esperienza per poter essere così umani, cioè l'umanità ha un prezzo e bisogna avere dei. Dei paracadute, delle cose che ti. cioè, non si può esagerare neanche con l'umanità. Cito un paio di paracadute. Uno sicuramente è il mare, no? La natura. Il mare è un grande paracadute. E... È la natura è il mondo, è il tempo. E, e poi è... sua moglie sua figlia. E poi i legami familiari, affettivi in generale. C'è un punto in cui lei dice che il senso di solitudine è così forte. Per cui dice: Devo telefonare a mia moglie. Sì. Se non trovi mia moglie, devo telefonare a mia figlia. Ti eh sì. spieghi. Eh sì. Allora, mia moglie, per mia fortuna, è una caposala, quindi è un sergente maggiore che mi inquadra. E quando io sono un po' troppo preso da pensieri vaganti e da tristezze, eh, mi... mi dà una scoppola in testa e mi rimette in, in linea. E poi c'è Genova, c è, c è, come ha detto lei all'inizio, c'è il mondo interno e il mondo esterno. Non si può vivere solo di mondo interno, di, di teorie, di idee, di affetti. La realtà mh, esterna indirizza da un, uno scheletro a, tutto, a tutta la nostra esperienza. E il centro storico di Genova, che, che io cito spesso, ha questa bellezza di essere imprevedibile, è un, è un posto veramente magico. Eh, io andavo da bambino con mio padre, eh, perché poi i genovesi più o meno girano in centro storico, per un bambino è, è, è come andare in Africa. Pieno in di suggestioni, no? eh sì. Eh, mm, e quindi questa cosa qui da un sacco di, come dire, distrae, e, e, insomma, il mondo è molto più ricco poi dei nostri pensieri, delle nostre passioni che bisogna sollevarsi a un certo punto anche non per avere un distacco hm? quindi non si tratta di lavoro e eh? questo è un, più che un mestiere una vocazione quella che lei ha scelto hm? e no, non è che bisogna staccarsi perché uno si porta sempre dietro i volti le storie e non a caso lei li racconta eh, però eh, la domanda sul significato del dolore dell'esistenza non possono diventare depressive a sua volta sì diciamo che il mondo eh, c'è so, il dolore nel mondo ma non c'è solo il dolore ci sono tante altre cose è bello avere un, come dire come lo spettro della luce no? cioè uno la luce è fatta di tanti lo spettro della luce è, fatta di tanti, è fatto di tanti colori e, insomma più aperti sia al mondo esterno più, il mondo, più si riesce anche a coltivare il mondo interno perché invece ci sono dei, dei, dei punti di, di, insomma, di ironia eh, in realtà veramente disperati in situazioni di emergenza angoscianti anche pericolose no? mm. per i pazienti anche per chi cura i pazienti perché sono arrivati pugni occhiali rotti insomma abbiamo letto poi c'è il profumo del cibo che gli infermieri o i medici si, si cucinano <ride> <ride> e, e questo è comunque la vita è no? eh certo mm. bisogna mangiare non è una un, sì. un, una mancanza di rispetto un dispetto nei confronti dei sì. malati sì. Io dico una cosa che non piacerà, alle non, non sarebbe piaciuta alla mia direzione sanitaria. Ehm, nel nostro reparto c'era una cucina dove si è consentito, cioè tutti i primari, anche un po' qualche medico, borbottavano dicendo perché gli infermieri si facevano da mangiare loro. E poi è stato chiuso, è stato vietato perché? Per varie ragioni. In, in realtà il fatto di avere uno spazio separato dal reparto, perché il reparto è pieno di psicosi in realtà, comunque sia, e, è come una camera iperbarica, cioè, e invece avere un, repas, un posto dove tu entri, chiudi la porta, perché c'è tutto il discorso delle porte, che bisogna tenere aperte, però c'è anche il discorso che delle volte delle porte bisogna chiuderle, e ti rilassi, e ti prepari un tè per conto tuo, e chi entra lì dentro fa... Oh, però poi ti consente che quando torni di là, tu ti rimetti la maschera, ti rimetti e torni di là. E il senso di impotenza come lo si affronta? Come lo si supera? Eh, qua ci sono, come dire, delle cose... Lei parla di suicidi, sì, no? Sì, 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 sì. Il, il suicidio è un, è un campo vastissimo. Ah, non solo, eh, anche eh, la disperazione. Il, il, il problema che bisogna... Che uno psichiatra, diciamo, che non può... Non, non fare un'attività professionale è anche un po' una vita che non tiene conto della presenza della morte. La morte non è una cosa finale della vita, ma è una cosa che c'è e agisce ogni giorno dentro di noi. Punto. Io le dico queste parole che sembrano, non voglio dire... Mm, cioè il suicidio fa parte di qualcosa che esiste, ma non tanto come fenomeno clinico umano. Esistono delle spinte catastrofiche dentro di noi, che noi contro cui noi combattiamo. È una lotta continua. E io parlo perlomeno di, di quelle persone, diciamo, che hanno delle fragilità. C'è un termine, noi usiamo il termine disturbo, borderline di personalità. Significa persone che sono un po' al limite, eh, hanno una identità fragile, per cui spesso franano per un giorno, due, una settimana in una situazione di ansietà. Queste persone hanno un confronto continuo con, questo, con questa paura di crollare eh, e la morte si insinua in qualsiasi fessura che trova. E, 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 per queste persone il confronto con la morte è quotidiano. E, poi c'è chi è maniacale, gli va tutto bene, la morte non esiste. È anche vero che viviamo in un mondo in cui abbiamo totalmente stromesso il pensiero sulla morte, quindi non l'ossessione della morte, ma il pensiero sulla morte, come ci insegnavano i cristiani, una volta aiuta a vivere. Sì, per, perché c'è una cosa molto piccola, lì la, la società dei, con, dei consumi non ha nessun interesse verso la morte per il semplice fatto che i morti non consumano. E quindi diciamo, noi se, se siamo immersi in questa cultura non abbiamo nessun tipo di preparazione, nessun tipo di interesse. Eh, perché in una realtà eh, privilegiata rispetto a tante realtà di povertà, di sofferenza, di guerra, Sembrano maggiori eh, i, i cedimenti alla depressione o le, o le psicopatologie. Eh, noi stiamo meglio che in Ucraina o in Centrafrica, eppure da noi sono maggiori rispetto a queste realtà le malattie mentali. Allora, questo è un tema vastissimo. Eh, addirittura i, i luoghi dove, dove ci sono meno suicidi sono i paesi più poveri in Europa e la Grecia, il paese Paradossalmente, quando si fanno le, le statistiche dei paesi dove è più bello vivere, se poi va a vedere le statistiche sul suicidio, quei paesi lì sono i paesi dove c'è il più alto tasso di suicidio. E eh, non è solo questione di luce e del sole. Allora, eh? la zona del Medio Oriente, compreso il Libano, è una zona a bassa intensità di suicidio. Eh, paradossalmente, se c'è una guerra, a parte in alcuni momenti, ma tendenzialmente, o crisi economica, i suicidi diminuiscono, non aumentano. Aumentano magari il primo momento se uno va in situazioni fallimentari, grosse, però. Ehm, non c'è una spiegazione facile, semplice, unica. Che, una delle tante cose che vengono in mente è che se l'uomo si deve confrontare con qualcosa di esterno, di difficile. reagisce. Reagisce, si ricompone, è eh, se stesso. Se invece vive in una società dove tutto sembra apparentemente facile, ma non è. <ride> perché noi ci illudiamo che questa società sia facile e semplice, perché abbiamo a disposizione dei mezzi come dire, per sopravvivere, abbiamo. però in realtà mh, alcune cose, siamo più confusi in alcune cose, cioè se lei deve affrontare la povertà, lei sa chi è, ha sempre presente chi è la sua famiglia, i suoi figli, i bisogni primari, c'è cioè tutto un sistema di priorità. Giusto, si, si, si organizza meglio mentalmente gli affetti col compagno, come deve collaborare, eccetera. Se invece lei ha una vita facile, semplice, alla fine è più confusa. Manca un significato eh, confusa, per la confusa. vita? No? Eh, sì, 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 però questa è una. Ci sono tantissime, cioè non è la spiegazione, eh. Però, perché, perché, le ragioni per cui i paesi dove l'indice di suicidio è più basso paradossalmente sono quelli dove uno dice: Ma io non ci andrei mai a vivere lì, no? Invece mh, sono molteplici, sicuramente complesse. È, è un tema molto importante. Senta, c'è ancora la Genova, assolutamente spontaneo a domandarglielo: la Genova cantata da Gino Paoli, da De André, quella dei vicoli stretti, delle contaminazioni. Allora, tra persone, tra etnie. Sì, c'è ancora. Ehm, de devo dire che il centro storico qualche anno fa era veramente ehm, un, un sucarabo. Come dire, c'erano tantissime. Sembrava di essere veramente. Ma ci sono ancora i genovesi, anche o no? Sì, sì. Il centro storico sta rinascendo, è stato tutto ripulito. L'ESPO di Renzo Piano ha creato. Cioè, adesso, come dire, i prezzi degli, degli appartamenti in centro storico <ride> non sono mai caduti adesso, ultimamente cresceranno. Perché adesso c'è tutta una passeggiata a mare che si vuole fare. Il, il, il centro storico è un pezzo di Genova che sembra sempre che stia morendo, ma poi rinasce, ha una. Quindi, uh, capacità... In alcuni quartieri adesso il Mondio i suoi raggi li dà. Sì, sì, sì. sì. Eh? No, ed André è rimasto nel DNA dei genovesi sicuramente. C'è una canzone a proposito di André, c'è una canzone che lei ama particolarmente, che, che ci vuole e... lasciare per chiudere questo dialogo insieme? Eh, io però tradisco di André i cantatori genovesi, de eh, San dei Beatles perché quando ero giovane è una canzone che mi ha veramente meravigliato per la sua... San dei Beatles, per la sua... Come dire, gioia di vivere, semplicissima, banale ma bella. E pura, puro piacere di una bella musica, bella, molto semplice ma proprio. E io la ringrazio molto di questo sguardo solare, pur venendo da tanti anni di lavoro al buio. Grazie tantissimo. Grazie a me. Here comes the sun. Doo, doo, doo. Here comes the sun It's alright.